Care ragazze e cari ragazzi, sabato 19 maggio 2012 tutti i brindisini e gli italiani sono stati colpiti da una feroce volontà criminale ed assassina. Aver voluto attaccare voi, la scuola e le famiglie costituisce la più grande sfida possibile ad una società civile. Tuttavia in queste ore tragiche una certezza c'è, la violenza non prevarrà. E questo è il messaggio che i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL lanciano agli studenti nella fiaccolata indetta per commemorare la tragica scomparsa di Melissa Bassi proprio nel giorno del 20° anniversario della strage in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la sua scorta. Di reagire e di dare una prospettiva di sicurezza e di legalità ai nostri ragazzi. Il segnale forte che parte dal mondo del lavoro deve essere questo e deve aiutare tutti quanti loro ad affrontare la quotidianità, sicuri che soprattutto tutto il mondo adulto è dalla loro parte e tutela la loro libertà, la loro vita e la loro dignità di cittadini. Brindisi non starà in ginocchio, nonostante questo colpo fortissimo che ha ricevuto. Brindisi si sta rialzando, si rialzerà e faremo di tutto perché il sacrificio di Melissa non sia un sacrificio invano. Noi dobbiamo prendere spunto da questa cosa bruttissima che è accaduta, da questa violenza che è stata perpetrata non solo contro una ragazza, non solo contro la sua famiglia, contro la sua scuola, ma è stata perpetrata contro tutta la città, contro tutta la collettività di questa provincia. Prenderemo spunto da questo per cambiare passo. È una giornata importante per non dimenticare, perché sai com'è, più passano i giorni e più noi vorremmo rafforzare invece questo grande dolore che ci ha colpito un poco tutti, iniziando dai ragazzi, dagli amici che hanno avuto il coraggio di rientrare nelle scuole, e perciò questo noi vorremmo che la giornata di oggi, così come tante altre che ne verranno, è per non far dimenticare a chi di dovere ciò che è stato questo atto criminoso nei confronti di una ragazza, ma addirittura delle ragazze. Un corteo composto, affollato, aperto a tutti, a cui hanno preso parte anche altri rappresentanti del mondo dell'associazionismo, del lavoro, dell'economia. Brindisini. Questa è l'immagine di quello che siamo, un sistema unito, un paese che vuole stare insieme, tanta gente, senza gradi. Io oggi sono qui da padre di figli che vanno a scuola. Una giornata credo che sarà segnata dal senso di responsabilità di tutti noi. Per non rendere vano questo momento, il sindacato confederale, nel dichiarare tutta la solidarietà possibile, vi rivolge un appello. Mantenetevi uniti e coesi. Voi siete il futuro di questo paese.